Ad ascoltare questa storia, la mente corre ad Aciko, il cane protagonista nella pellicola che ha commosso mezzo mondo. Ma Tommy, un meticcio di 7 anni, ha un nome meno esotico. Il suo paese, Sandonaci, nel Brindisino, non ha stazioni per aspettare 10 anni il ritorno di un padrone che non c'è più. Ma ha la chiesa, dove lui, 2 mesi fa, ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Maria, la donna di 57 anni che lo curava, accudiva, nutriva, amava. E così da quel giorno Tommy si presenta puntuale sul sagrato o sotto l'altare e attende, attende un ritorno che non ci sarà, commuovendo cittadini e parroco. Entra, si siede o qua a centro oppure di lato. E qui proprio davanti all'altare. Oppure davanti all'altare, sì. L'hanno adottato tutti, c'è chi gli dà da mangiare, chi si occupa della sua salute, i bambini gli hanno trovato un rifugio dove dormire, ma quando echeggia il rintocco delle campane, lui si dirige verso la chiesa e aspetta, senza capire, senza rassegnarsi forse, o per dare un altro saluto a Maria. Un esempio d'amore e fedeltà come forse si vedono ormai solo a quattro zampe, proprio come a Aciko.